alti e bassi. Sono contento di certe prestazioni, meno contento di altre, poi dopo andrò a parlare direttamente con voi. Andate a firmare perché sennò ci sgridano, poi dopo appena finito tornate che guardiamo velocemente i video. Campus Masterclass è l'unico format televisivo che mostra dietro le quinte dell'equitazione italiana. 19 giovani atleti hanno frequentato uno stage tecnico di alto livello formativo sotto la guida di Riccardo Pisani e partecipato ad un concorso nazionale di salto ostacoli a 5 stelle. Tutti voi che avete fatto 0, che avete fatto un 4, che avete fatto il risultato, quando siete usciti avete sempre visto il bicchiere mezzo vuoto e non quello mezzo pieno. Quando uscite dal campo, lucidi, cercare di capire: ok, ho fatto 4 perché? Mi piace di più che uno esce e mi dice: sono stato esterna, non sono riuscito a recuperare la distanza. Quella è una risposta lucida. Quindi, finito la gara, una ricostruzione lucida e veloce del proprio percorso. Supportati dal tecnico, dal mental coach e da professionisti della comunicazione e sempre accompagnati dalle telecamere, i nostri atleti hanno raccontato i progressi tecnici e professionali di questa esperienza unica. Tutto questo è Campus Masterclass e questa è la terza puntata della nostra serie. Cioè dove l'ho buttata? Nel cassone. Un sorriso contagioso, una passione travolgente. Lei è la prossima protagonista di Campus Masterclass, Giulia Flavia Giuri. Giulia ed Euphorie sono venuti a Campus Masterclass con l'obiettivo di migliorare la tecnica equestre, ma anche per divertirsi in compagnia degli amici che condividono la stessa passione. Eh? È una ragazza che si impegna tantissimo, la vedi sempre concentrata in qualsiasi cosa che fa. Un po' frenetica a volte, ma molto grintosa. A saltare parte sempre con dei ritmi molto alti, cosa che in un esercizio, soprattutto a casa, non serve così tanto. Serve più mettere assieme con impulso, sentire meglio le azioni del proprio cavallo. Con calma Giulia, calma. Gamba. Ok. Andata un po'. Passo un attimo. Ok, grinta, top. Un po' di confusione nella cosa. Adesso ripetimi una volta da destra, girando davanti alla gabbia di verticale, singolarmente la gabbia di Oxer, che prenda un po' di confidenza. Deve imparare a diventare un pochino più sensibile, un po' più fine nel richiedere le proprie azioni, non tutte di colpo. Non esagerare a correre adesso, sostieni la gamba. Very good. Ok. Ancora una volta, rimetti a posto e la ripeti. Ancora una volta, solo per essere confidente con la situazione. Con calma, così. E in mezzo tra i due oxer un po' più la gamba ancora, ma solo in mezzo, non prima. La gamba, gamba, va bene, basta, brava. Troppe coccole.
sono partita molto bene, molto grintosa come mio solito, soltanto che l'aver rimesso un tempo in una linea, quindi averla fatta in modo molto calmo, non mi ha permesso poi di coprire bene nella gabbia e ho avuto uno stop. Non è grave, nel senso che siamo qua per capire quali sono le cose che si possono migliorare. È montato bene nella distanza della gabbia, il problema è che il salto prima si è sospesa molto. Se tu fossi arrivata negli 8 galoppi che potevi mettere, ti dava un bel salto di fiducia e poi aveva più fiducia la gabbia. Cosa è successo? L'hai messa a una buona distanza, non era una brutta situazione, hai creato giusto, solo che si è sospesa come l'oxer precedente e non è arrivata all'uscita. Lei impara molto velocemente e io faccio molto tesoro delle cose che mi vengono dette, quindi spero di poter riscattarmi e mostrare a tutti che sappiamo fare di meglio. Divertirsi è importante, divertimento è proprio a livello chimico, sviluppa qualcosa dentro di noi, anche sai, la produzione di quegli ormoni che ti fanno stare bene e ti fanno fare meglio le cose. Nel coaching però facciamo una riflessione un po' più profonda, vale a dire che bisogna sempre stare attenti, essere molto sinceri con se stessi, che anche il divertirsi non diventa una scusa e una limitazione. Dobbiamo trovare il nome per questa nostra gara, aspetta. Come ci vogliamo chiamare noi due? Io direi di rendere omaggio a Goldspan e a Campus. Ok. Span Girl. Goldspacchiamo. Goldspacchiamo. Vai. Trovato. Vai. Grazie, okay. Vittoria. Ti porti il che? Stai nel porta stivali blu. Ma quanti problemi hai? Mi stupiamo sempre, eh? Ammettilo. Ammettilo, ti stupiamo sempre. Eccole! Top! Oh, registro, sono partite. Registro, ma guarda carine, ma pazzesche. Guarda questa, è partita. Attenzione, è partita. Dai. Gira e galoppa. Continuiamo il nostro racconto e incontriamo Simone Zampolini e Content, il suo castrone olandese di 15 anni. Simone è il più giovane cavaliere iscritto a questo appuntamento di Campus Masterclass, un'occasione formativa unica per la sua carriera sportiva e professionale. Questi due giorni mi sono trovato molto bene con Simone, anche deve migliorare tecnicamente perché ha il fisico per poterlo fare, quindi ci sono delle lacune tecniche che può migliorare. Non ho un cavallo facile con una galoppata facile, abbiamo cercato di lavorare su questo. Soprattutto Simone, il tuo cavallo che ha un po' questa rigidità di galoppo, non sfruttare la sua velocità per mantenere il galoppo, ma cercare di compattare e rafforzare i muscoli della schiena. Quindi galoppo, magari in un circolo faccio tante mezze fermate, ogni 4-5 galoppi mezza fermata, ricomincio mezza fermata, carico il posteriore. Non è abbastanza così, faccio delle transizioni a scendere accorciando la galoppata. Questi qua sono tutti suggerimenti che poi dopo dovete pensare quando siete da soli e cercare di apprendere. È un ragazzo che sa quello che sta facendo, quindi penso che deve lavorare e deve trovare anche lui bene la sua strada e essere proprio attento ai piccoli aspetti tecnici per fare la differenza. Thank you.
verticale. Dai, bene. Quando metti la gamba interna, non alzare tutta la gamba in questa maniera, rimani nell'inforcatura. Bene. Va bene, bene al centro. Ok, basta. Modo di montare comunque un modo di montare classico, trovo, nel senso che cerca di avere un buon assetto, un buon avvicinamento, ha un carattere sicuramente un po' esuberante, però in sella non te lo fa vedere questo aspetto, non è uno che improvvisa o che si distrae, no, devo dire che in quello il suo comportamento, il suo approccio è molto positivo. Cioè, l'altra volta si era un po' più aggirato e mi trottava, cioè scendeva dai salti, non cambiava, e quindi mi veniva sempre da farlo trottare davanti ai salti. Se no, sì, l'avevo preso, poi in mezzo nel campo l'avevo così preso. Così l'hai lasciato. Sì, ma domani penso che lo prenderò. Sì, c'è bisogno. Simone vive con questo sorriso sulle labbra. Vorrei sapere cosa c'è dietro. Perché dico vorrei sapere? Perché è l'unico con cui io non ho avuto un confronto. E va bene così, perché io sono riservato e penso che il coaching ha effetto se tu desideri migliorare. Non potrai mai aiutare chi non vuole migliorare o chi non crede di dover migliorare. Quindi con lui ho fatto un passo indietro, ma sono qui, non me ne sono andato, ho solo fatto un passo indietro e a sua disposizione per il futuro. Piccolo esercizio lì, in diagonale voglio mettere una linea, la gabbia che si ripete la linea e un'altra gabbia di oxero a scendere. E qua davanti magari mettiamo le barriere per farli iniziare a lavorare, che così non, anche per le riprese e tutto non siamo in fondo al campo. Allora. Beh, lo porto di là perché non metto la tavola. Allora, due, possiamo metterli qua. Ragazzi, andiamo! 10:32, siamo in ritardo! Forza! Con la passione e la dedizione al lavoro si può superare se stessi. Certo, per Giovanni Vergari e Happy Lise il percorso per essere vincenti è ancora lungo, ma sono sicuramente sulla strada giusta. Calma. Bene. Pensa che per la gabbia di verticale devi arrivare un attimo più così, un po' più con calma. Seduto calmo. Super, bravo. Ok. Ottima la distanza all'ox, hai lasciato scorrere per poi aspettare. Guarda a destra. Oh, calma. Top, bravo. È un ragazzo che sta iniziando a crescere nel mondo dei cavalli. Era un brevetto, adesso è passato a primo grado. Ha talento, ha un buon occhio della distanza, ha il feeling con la sua cavalla. È un ragazzo che tecnicamente non sa, perché comunque è cresciuto da solo, ma quello che gli avevo insegnato a settembre l'ha riportato qua. Un po' di lavoro in distensione, di riscaldamento, ma imparate ad ascoltare bene i movimenti dei vostri cavalli, che sia tutto in ordine. Ascoltate come si muovono al trotto, com'è la loro schiena. Cercate di avere un po' questa sensibilità a cavallo, quindi imparate che proprio i primi 5-10 minuti di ascoltarli, che vada tutto bene e che li sentite comunque in forma come il giorno precedente. Lui è stato molto bravo a mettere subito in pratica i consigli, sia a livello mentale, sia a livello tecnico-mentale. Che belle gabbie. È un guerriero,
piccolo di, diciamo, fisicamente, ma col cuore grande. 10 e lode anche a lui, ha migliorato tanto. Adesso oggi invece penso al solo... Ma vedi che tu puoi tirare la gara montando bene. Sì. Questa è un po' un'idea strana che ci abbiamo tutti, cioè che tirare la gara significa montare male. Puoi andare veloce e vincere montando bene. La giacca però è nera, col grigio. Le lacune del suo assetto, del fatto delle gambe un po' lontane dalla sella, delle mani che tirano a lui così, possono metterlo in difficoltà sul percorso, quindi deve migliorare le sue qualità per sopperire appunto questi difetti che ci sono e per esprimere meglio il percorso. Luisa è una ragazza che non conoscevo personalmente, ma sono anni e anni che la vedo in concorso e l'ho sempre vista molto indaffarata al seguito di qualche cavaliere importante. Lei era lì che lavorava in scuderia, poi montava. L'ho vista anche saltare qualche gara importante qualche anno fa. Incontrarla è stata una rivelazione, perché ho scoperto una persona molto dolce, molto sensibile, e in questo momento secondo me lei ha bisogno di un obiettivo, ha bisogno di definire un obiettivo, qualcosa che la entusiasmi e che le faccia di nuovo battere il cuore. Luisa De Filippo è una amazzone di grande esperienza che continua a lavorare per migliorare la tecnica. Con Johnny Walker ha seguito con attenzione tutti i consigli di Riccardo e provata a tradurre in gara il lavoro fatto nello stage. Ok, destra, 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 brava. Oh. Ok, ancora una volta. Non deve fare il contrario. Lascia e poi dopo rallenta, con leggero appoggio. Non rallentare per poi dopo che si apre. E ora calma. Ok. Rallenta. Ok. Peso sulla staffa esterna nella curva, non far cadere la tua spalla interna. Peso sulla staffa esterna. Perfetto. Sei accorta su questo ingresso di verticale, le tue spalle erano troppo in questa maniera, alza la tua spalla. Gli ultimi, soprattutto se andremo a girare un po' stretto, gli ultimi tre galoppi, due galoppi, i cavalli devono essere già dritti. Questo tuo modo di essere un po' così arriva già un po' più storto il cavallo, quindi... È una ragazza che tecnicamente può dare di più se ha un po' più di consapevolezza di se stessa. L'ho trovata sempre un pochettino timida e indecisa, cosa che con le esperienze che ha potrebbe evitare queste cose, soprattutto nel lavoro di tutti i giorni, nel lavoro tecnico. Magari il cavallo che ha portato qui a Campus è un cavallo non semplice e chiaramente magari uno si pone anche un po' nella maniera per far vedere i più i difetti che i pregi, che da una parte siamo qui apposta per cercare di aiutare e dare il consiglio. Sicuramente è una cosa nuova nella quale, cioè, uscire dalle proprie abitudini, dalla routine del concorso soprattutto, che poi uno ha quello schema nella testa ed è sempre quello. È un lavoro di squadra poi fondamentalmente, quindi è anche bene sentire opinioni diverse dal di fuori e non si finisce mai di imparare, quindi... È un po' il lavoro che abbiamo fatto esattamente mercoledì. Gabbia di verticali, distanza deve venire a me, quindi lascio un bel galoppo nella curva per poi dopo un attimino e dare il tempo per la combinazione.
Questa è una linea corta, di 7 corti. L'unica cosa è che abbiamo già il vantaggio che arriviamo dai 3 calmi, quindi io salterei 3 e poi starei esterno per riuscire a sfruttare il ritmo, perché non dobbiamo venire e farceli cadere all'interno, che andiamo in riduzione, se no la seconda barriera è nostra. Allora saltiamo, redine esterna, manteniamo il nostro ritmo stando sulla parte esterna, così i cavalli hanno l'impulso per battere e dare un bel salto. Ok? 7 galoppi qua. Ok, iniziamo un paio di volte sul verticale. Un pochino la gamba attiva. Ok. Molto bene. Tutto come abbiamo detto, eh? Viene perfetto. Abbiamo, cioè, sono riuscita a mettere in atto poi in pratica in campo gara quello che ci siamo detti l'altro giorno lavorando in piano e sui salti, e il cavallo era molto agli ordini, l'ho sentito bene. Peccato, piccole cose per farlo zero, ma piccole, piccole. Sei rimasta lucida nelle tue cose, quindi questo è importante, sei andato molto bene, bravo. Sono soddisfatta, sono contenta. Grazie. Prendersi cura di un cavallo, migliorare la tecnica e raggiungere i risultati sportivi sono tutte attività impegnative. Ma prima di tutto vuol dire vivere lo sport con entusiasmo. E per i nostri atleti le occasioni per divertirsi non mancano di certo. Questa è la dimostrazione che Pisani fa vincere anche i somari. Numero uno! Partiamo con tutto. Niente. Va bene, ciao, buongiorno. Tutto bene? Certo, le vostre abitudini sono di passeggiarli, girare la corda, montarle un pochettino, va benissimo, non c'è nessun problema. Ok, super. Bene, ci vediamo dopo allora. Alessandro Napoli e Cecil Zed sono una squadra che si è appena formata. La partecipazione a Campus Masterclass, infatti, è una delle primissime occasioni di gareggiare insieme. Alessandro ha già fatto molto lavoro con Cecil, ma con l'aiuto di Riccardo può puntare veramente in alto. Questo cavallo è un cavallo nuovo per lui, che ha fatto solo una gara assieme. Abbiamo parlato prima di iniziare i due giorni di stage con quale gare dovesse saltare nel weekend. È un ragazzo che ha un buon occhio, un avvicinamento al salto, ha un assetto ancora un pochino pesante, trovo. Nei suoi movimenti, nelle sue richieste, vorrei vederlo un po' più leggero, un pochettino più armonioso assieme al cavallo. Va
va bene essere dritti col busto, non eccessivamente rigido, però la posizione dell'assetto va bene. La sensibilità è quella di riuscire a modificare le richieste a seconda di come il corpo del cavallo migliora durante il lavoro, quindi se dovrò essere un po' più energico all'inizio, ma se poi dopo il mio cavallo cede fisicamente e accetta i miei comandi, non dovrò richiedergli come all'inizio. E questo è quello che sta facendo un po' Alessandro, è un filino troppo fisico nel suo intervento. Facile, bravissimo, bravissimo. Bene, transizione, top. Ok, prendi fiato, transizione al trotto, bene, ok? Direzione al centro, venuto bene. Sinistra, croce, 18 metri, 5 tempi di galoppo xerino. Saltiamo nella diagonale, la prima barriera per cambiare galoppo, chiaramente passiamo davanti alla gabbia, eh? Così. Bravissimo. Ok. E ho scoperto appunto una persona di struttura, insomma, qualcuno che conosce il peso del sacrificio, del duro lavoro e che vuole fare bene. Ora deve trovare la strada per concretizzarlo, per far diventare quella sua voglia di fare bene una realtà, appunto. Sono molto contento, la cavalla ha risposto molto bene e è riuscita a galoppare, a rispettare tutti quanti i tempi. Ho fatto un bel giro, la cavalla l'ho sentita molto bene, arriviamo secondi, molto soddisfatti. E secondi? Secondi, su circa 50 partenti. Sono molto contento, soddisfatto del lavoro che ho fatto questi giorni, soprattutto il lavoro che ho fatto a casa con questa cavalla, perché per me è molto complicata, molto particolare. Non è andata come pensavo, è andata molto molto meglio, molto molto meglio. Roberta ha un cavallo particolare, un cavallo molto fisico, nevrile, e lei ha un pochino di lacune tecniche dovute anche, penso, dalla difficoltà del cavallo. Il cavallo ti fa poco imparare la tecnicità dell'equitazione, perché è comunque un cavallo molto forte, molto impulsivo. Ok, mezza fermata, brava, mezza fermata ancora una volta, ok, transizione al trotto e galoppo, perfetta la partenza, non guardare per terra, mezza fermata, taglia l'angolo, peso di più sulla staffa esterna. Ok, ora sull'inforcatura. Buono, passo. È una ragazza che però sì, veramente si pone nella maniera migliore, disponibile, vuole imparare. Ho conosciuto il suo istruttore, una persona molto gentile. Mi ha fatto piacere lavorare ancora con lei. Roberta Panza è amazzone e istruttrice al Circo Olimpico RF Jumping Team, che gestisce a Martina Franca, e sa farsi apprezzare da tutti per la passione e la determinazione che mette in tutto quel che fa. Scrabway è un castrone di 12 anni con cui Roberta sta cercando di confrontarsi per migliorare l'affiatamento e la tecnica della squadra. Ok. Bene, redina esterna, transizione al trotto. Trotto, gli dai il tempo. Ok, brrr. Ok, così, se non tiro le mie braccia a me, normale. Con calma, sinistra. Non troppi galoppi. Cerca di, se lui non sta tirando, non c'è bisogno che tiri.
redine esterna con calma. Brava, brava, e rilassati. Ok, sulle spalle, su. Anche lei è in un momento di grandi decisioni. Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che molti di questi ragazzi mandano avanti delle scuderie, fanno gli istruttori, fanno i cavalieri e si sentono un po' confusi e persi in tutte queste attività. Pensano di non riuscire a dare il giusto peso, diciamo, ad ogni cosa. Posso dire che, come ho detto a lei, che basta confluire tutta la propria energia su quella determinata attività nel momento in cui la stai facendo. Dare il proprio 100% in ciò che si fa. E a lei dico, le faccio i complimenti per la sua passione, ne ha tantissima, è una cosa che non deve far mettere in discussione mai a nessuno, perché lei la passione ce l'ha ed è il motore che la spinge a far bene. Oh. Calma. Roberta, abbiamo fatto un ottimo percorso, perché è arrivato il primo giorno che non riusciamo a fare neanche le barriere. Abbiamo ripreso quello che abbiamo fatto in piano e devo dire che è migliorato tantissimo la situazione e ha fatto dei bei percorsi, sono contento. Giuliano De Crescenzo, Equestrian Mental Coach di Campus Masterclass, ci insegna ad uscire dalla nostra zona di comfort, a rompere gli schemi e a liberarci dagli alibi che limitano la crescita tecnica e professionale. Mettiamoci in cerchio intorno a me. Attraverso uno dei suoi esercizi più intensi ed efficaci, ha dimostrato ai nostri giovani atleti che tutta la negatività, tutte le insicurezze possono essere prese e gettate via. Per quanto io vi possa mettere sotto pressione, non sarà mai la pressione che dovrete gestire in una gara importante, in una finale o in qualsiasi altra prova anche della vita. Cogliamo questa occasione per allenare la nostra capacità di gestire la pressione, ma anche per divertirci sostanzialmente. Grazie di queste emozioni. Iniziamo a pensare a tutti i momenti in cui ci siamo sentiti deboli, tutti i momenti in cui abbiamo esitato di noi stessi, a tutti i limiti che ci stiamo ponendo, ma siamo consapevoli che non sono limiti reali. Ogni volta che avete pensato di non essere all'altezza, ogni volta che vi siete privati dell'opportunità di migliorare, di crescere. Ora ragazzi ci mettiamo in posizione di plank, i muscoli rispondono bene, così come risponde bene la nostra volontà. Inizia a sentire la respirazione che viene un po' meno, la muscolatura che inizia a tremare. Quello è il momento di dimostrare se siete meritevoli del successo. Prendiamo quest'uovo ragazzi, guardiamolo per l'ultima volta, guardatelo bene, c'è tanta roba, no? Non è più un uovo. Qualcosa di molto di più. Ora ci mettiamo qui e lo lanciamo più lontano possibile. Uno, due, tre. Bravi.
si avvicina il momento di scoprire i giudizi finali che i coach e gli atleti stessi hanno dato alle prestazioni dei binomi che hanno partecipato alla premiere di Campus Masterclass. Se lo senti che salta molto bene, provaci, è bella determinata di venire, girare davanti e venire un pochino avanti, ok? Non stringere troppo sul pigliere interno. Segui la quarta puntata di Campus Masterclass per rivederli ancora una volta tutti insieme.